Ciao a tutti da Vittorio. Inzaghi ha chiesto 4-5 acquisti di livello per poter competere per la Champions League e rimanere alla Lazio. Per il momento non si sono visti. Ma prima, se sei un tifoso della Lazio, questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò un video sulla prima squadra della capitale. Quindi clicca il bottone iscriviti e la campanella in modo tale che non perderai neanche un nuovo video che farò. Inzaghi, quando ha discusso con Lotito e Tare per il rinnovo, aveva chiesto garanzie tecniche più che un incremento dello stipendio e aveva chiesto quei 5-4 giocatori che secondo lui avrebbero permesso alla Lazio di competere ad armi pari con le altre squadre per lottare per la Champions League. È vero, siamo ancora a giugno, c'è tempo, però mica tantissimo. Il ritiro inizia fra un mese e qualcosa, insomma, per cui ogni allenatore vorrebbe avere i giocatori nuovi già in ritiro, perché là si può approfondire, si può scoprire il giocatore, si possono insegnare i vari movimenti tattici che devono affrontare una squadra nuova, eccetera. Conosce il gruppo e quindi può arrivare alla prima di campionato già pronto. E invece se arrivano 2 giorni prima dell'inizio del campionato la situazione è molto più complicata, in Serie D è molto più difficile. Inzaghi aveva chiesto 4-5 giocatori di spessore per migliorare questa squadra. Poi, se uno fra Milinko Savic e Giuseppe Alberto fossero andati via, anche lì un sostituto all'altezza. Ecco, siamo a metà giugno e al momento l'unico acquisto sicuro è a De Cagne. Johnny sembra in prossimità, ma nessuno dei due credo si possa definire un giocatore di livello, un giocatore che alza il tasso tecnico della Lazio. Correggetemi se sbaglio nei commenti, ma direi che né Johnny né De Cagne sono quei giocatori che ti fanno la differenza. Magari Johnny arriva ed è un giocatore forte, però non è quel grande giocatore che Inzaghi ha chiesto. Il problema più grande, secondo me, è che non si parla di giocatori forti accostati alla Lazio. Wesley è sfumato ed era forse il giocatore più forte che era stato avvicinato alla Lazio. Di Lazzari si dice che la Lazio non ha chiesto informazioni, ma sta parlando con la SPAL per Petagna. Poi altri forti giocatori non li vedo associati alla Lazio e questo, secondo me, è il campanello d'allarme più importante, perché i nomi che si fanno non sono grandi. L'unico abbastanza forte direi che è il difensore portoghese brasiliano con passaporto portoghese, Viana, Bruno Viana del Praga, che sembra linkato alla Lazio, ma soprattutto perché Mendes ha un rapporto di fiducia con la Lazio. Però a parte questo, io non vedo giocatori forti associati alla Lazio. Si è parlato di Robben, ma Robben è stato proposto alla Lazio, ma la Lazio ha detto no. Del resto è sicuramente un giocatore interessante, ma la Lazio vuole ringiovanire la rosa. Questo, secondo me, è il fatto più preoccupante. Allora, è vero che la Lazio ha fatto acquisti sotto traccia, senza che i vari esperti di calciomercato non venissero a sapere. Però qualche rumors, qualche notizia di qualche giocatore importante accostato alla Lazio ci vorrebbe in questo momento. Invece niente, niente. Vediamo solo nomi. Adesso si parla che Tare sia alla ricerca di 2 giovanissimi. Ecco, immagino che non fossero quelli i giocatori che volesse Simone Inzaghi. Simone Inzaghi voleva giocatori pronti per la Serie A, giocatori di livello, di spessore, che arrivino e facciano la differenza, soprattutto in quei ruoli. Parlo degli esterni destri, difensore centrale e un centravanti vice Immobile, che servirebbero per aumentare il tasso tecnico e qualitativo della squadra. E invece niente, al momento zero. E questo, secondo me, è un campanello d'allarme importantissimo. Inzaghi sta in vacanza, Tare sta in giro per l'Europa alla ricerca di questi prospetti, ma spero anche di questi giocatori importanti. Io ripeto, se nessuno di questi dovesse arrivare, la Lazio anche quest'anno rischia di andare in Champions League, perché le altre squadre, anche il Milan, che dovrebbe essere in difficoltà economica, ha già piazzato il primo colpo decisamente più importante rispetto a quello della Lazio, mentre la Lazio sta facendo poco e niente. Dopo De Cagne direi niente. Wesley, posso capire che 25 milioni sono troppi, però il vice Immobile serve, soprattutto se, ancora di più se Caicedo dovesse andare via, ma Caicedo non può essere considerato il vice Immobile. Quest'anno ha fatto un buon campionato, ma se si vuole andare in Champions League bisogna avere qualcosa di più di un Caicedo come vice Immobile. Il grosso problema sono gli esterni, dove la Lazio quest'anno ha fatto tantissima fatica. Insomma, servono 2 acquisti di spessore là,
I nomi non si fanno. Lazzari sembra che sia stato solo un pourparler. Servono giocatori forti per questa Lazio. Inzaghi gli ha chiesti. Tare li sta veramente prendendo o no? Per il momento non sembra. E questa è la cosa più preoccupante. Voi che ne dite? Scrivete nei commenti qua sotto. Ciao, grazie per aver guardato il video sino in fondo. Se ti è piaciuto, clicca il bottone like. Se clicchi il mio logo, ti puoi iscrivere al canale se non sei ancora iscritto. Qui trovi altri video che ti suggerisco di vedere perché ti piaceranno sicuramente. Se ti piace la mia maglietta, invece, trovi il link in descrizione. Ti lascio anche i miei account social in modo tale che mi potrai seguire su tutti i miei account. Ok? Ciao, alla prossima!